Prova numero 3. Vediamo un attimo com'è la situazione audio. Allora, stiamo provando l'audio perché appunto le volte scorse abbiamo avuto problemi. Si sente. Vabbè, si sente con il fruscio. Io non so cosa dirvi. Si sente male, ma non so cosa dirvi. Aspettiamo che si colleghi qualcuno. Purtroppo si sente il fruscio come al solito, sarà molto fastidioso, immagino. Ma non posso perché non ho. Va bene. Ciao, chi arriva? Si sente malissimo, lo so, purtroppo, ma abbiamo due telefoni, ma non si sa perché funzionano male entrambi, quindi non so cosa fare. Vabbè, se avrete pazienza di stare con noi, anche se l'audio non è perfetto, stasera facciamo una card. Sì, si sente, ma si sente male. Va bene, dai, allora iniziamo. Stasera voglio utilizzare alcune funzioni della coppia creativa. Voglio fare una card per un compleanno. Allora, se ci siamo, inizierei perché ho fatto anche un po' tardi per fare le varie prove e inizierei col fustellare il quadrato più grande di questo set di fustelle che sono i quadrati smerlati. Sì, scusatemi, purtroppo sono un po' sfortunata con la tecnologia, non so proprio cosa fare. Quindi utilizziamo il formato più grande. E andiamo a utilizzare questi nuovi fogli, che sono i fogli quelli della Florilège, quelli che hanno da un lato questo verde, scusate, da un lato questo effetto un po' acquerellato, questo è il verde, forse non si vede benissimo, ma è il verde, e dall'altro c'è la stessa tonalità, ma in tinta unita. Quindi andiamo a fustellarci il verde. Io mi ho scelto di utilizzare il verde per la copertina. E quindi vado a prendermi il mio pezzetto di verde. Ok, questa volta ho la versione, diciamo, standard, sono riuscita, diciamo, a mettermela in negozio, a procurarmela per il negozio, per cui è più comoda anche per l'inquadratura. Abbiamo messo anche l'inquadratura un pochino più in alto. Spero che si veda un po' meglio. Pian pianino facciamo qualche progresso. Voilà, abbiamo anche i piani puliti, puliti della Bigshot. Ok. E voilà, e abbiamo fustellato il nostro quadrato smerlato. Questo set di fustelle è molto carino, per cui già così è molto bellina. Ok, dopodiché mi sposto un attimo la Bigshot perché mi servirà più avanti. Per ora faccio la struttura, mi concentro sulla struttura della carta. Allora, mi armo di matita e righello. Lo giro sul retro e vado a segnarmi alcuni punti, cioè vado a segnarmi, vado a farmi una specie di quadrato interno a 1,5 cm dai bordi. Quindi mi metto, ovviamente mi sistemo dove c'è lo smerlo più, il punto più ampio e mi segno 1,5 cm di qua e 1,5 cm di qua, sopra e sotto. Sopra e sotto e mi tiro una linea così. Stessa cosa lo faccio per l'interno, cioè faccio completo il quadrato, diciamo, per cui anche qua vado a segnarmi 1,5 cm, si fa anche, qua e qua.
Ok, e quindi vado a completare il quadrato. Ora vado a segnarmi dal basso, vado a segnarmi un mezzo centimetro, quindi sempre da entrambi i lati, quindi segno mezzo centimetro di qua, mezzo centimetro di qua, e me lo segno. Questo qua in realtà mi andrà tagliato, adesso vediamo, va coordinato. E poi questo in realtà è rimane un 8,5, ma non mi interessa, mi segno un 4 cm di qua e 4 cm di qua, anche se non sarà esattamente a metà, non dovrebbe essere un problema, per cui anche questo sarà coordinato. Così. Ok, quindi questo è quello che ho ottenuto. Allora adesso mi vado a prendere la taglierina, tolgo un attimo il coordinatore. Mi prendo la lama, mi vado a tagliare questi tre lati. Questi tre lati. Quindi cosa devo fare? Devo mettermi in corrispondenza. Allora, se volete potete farlo con una taglierina, con un cutter. Aspettate un po', mi sa che ho sbagliato un pochino le misure. Mi sembra un po' storto. Leggermente storto. Mi vado un attimo a raddrizzare, allora, potete anche prendere un cutter e tagliare i bordi, se no, che è sicuramente la cosa più precisa. Se no, mi metto con il filo della lama sulla linea della matita, mi posiziono con la lama ha una tacchettina che indica dove è la lama, ok? Per cui questa tacchettina deve essere in corrispondenza dell'incrocio del segno della matita, per cui io lo posiziono così e vado fino all'altro segno della matita, non oltre, che devo tagliare solo sulla linea. Ok, poi faccio la stessa cosa di qua, nel lato dove mi sono segnata poi il mezzo centimetro. Quindi vedo che sia dritto. Perfetto. Sembra che sia sempre lungo, no? Ok. E poi infine l'altro lato. Tre lati. Un lato ovviamente non lo tagliamo perché non deve essere una cornice, diciamo, ma deve rimanere un lato attaccato. Ok. Così. Così. Ok. Adesso mi prendo il cordonatore e vado invece a cordonarmi le linee che mi sono fatta. Per cui inizio da questa, poi se volete, in realtà questa parte rimarrà dietro, ma se volete si può comunque cancellare con una matita. Uguale, anche questa è la tacchettina, per cui mi vado a cordonare solo dove c'è la linea, partendo dall'incrocio delle linee della matita fino all'altra, e infine l'ultima, che è quella da mezzo centimetro. Così. Ok, dovrei averle segnate tutte. Adesso vado a riprendermi le pieghe con una stecca d'osso. Questa andrà piegata verso l'esterno. Questa va ripiegata, così, e questa ancora andrà invece piegata in questo modo, così. Ok, questo è quello che abbiamo ottenuto per ora. Ora vado a prendermi un pezzettino di cartoncino bianco, questo, e mi taglio un rettangolo da 9,5 x 10,5. Quindi questo è 10,5 più o meno, 9,5,
per 10 e mezzo dovremmo esserci, un po' di più, lo spingiamo leggermente, così. Ok, perfetto. Colla e vado a incollarmi questo cartoncino sul retro di qua, per cui metto la colla su questa porzione di cartoncino, solo qua. Ovviamente la parte da 10 deve andare di qui, dovrebbe sporgere, non so se sporge, no, dovrebbe così. E vado a incollare sulla metà questo cartoncino proprio verso il fondo della base, del fronte. Qui spunta un pochino da un lato o dall'altro, vedete? Deve essere a metà, per cui adesso mi posiziono più o meno a metà. Così. Allora, non mi sbuca tanto il cartoncino, ma fa niente, perché tanto adesso qua noi andiamo a fare l'invito con il pancia. Per ora è così, ok? Facciamo subito l'invito della pancia, così vediamo se si riesce a prendere il cartoncino sotto. Allora mi segno la metà qui, questo dovrebbe essere 12, sì, quindi mi segno un 6. Prendo il punzone sul retro in modo che veda dove mi sono segnata al centro e vado a tagliarmi una semiluna. È più piccola della metà perché se no andrei a tagliare anche questa parte di qui, è soltanto un angolino qui, però dovrebbe bastare. Così. Sì, preferivo che spuntasse un po' di più, ma vabbè. Comunque si riesce a prendere. Magari questo 10 e mezzo si può fare anche un 11 a questo punto. Avevo fatto i calcoli che 10 e mezzo potesse bastare, ma forse un 11 va anche meglio per il prossimo. Ok, adesso per completare la base del nostro bigliettino, mi vado a tagliare la base del biglietto sulla quale andremo poi ad appiccicare e a incollare questa parte qua. Allora la faccio 12 per 12, per cui mi taglio un 12 per 24. Ho scelto, in questo caso ho scelto l'azzurro, sempre, ha sempre questo effetto un po'. Mi piacciono molto questi cartoncini perché avendo questo effetto un po' spugnato, sono un po' mossi, mi piacciono. Quindi 12 per 24 abbiamo detto, perché così almeno lo andiamo a cordonare a 12 centimetri. Non è un basil piatto, ma è un po' mosso, mi piace. Per alcune cose mi piace molto, per alcune magari non si presta, ma in altri casi invece è bello che si veda così un po' mosso. Ok, questo andrà appiccicato qui sopra, così. Allora, prima di appiccicarlo vado a sistemarmi la parte decorativa che andrò a mettere all'interno, perché sostanzialmente sarà così, cioè io tiro. È molto veloce, come avete visto, praticamente fatto. Ora praticamente si passa alla parte decorativa. Tiro e si vede questa porzione qua. Adesso si tira male ovviamente perché non è incollato. Spero che quando sarà incollato sarà un pochino più stabile. Però questa parte qua sarà una parte che si vede, per cui io qui voglio metterci la scritta buon compleanno da questo set. Ok, quindi non ho deciso come fare vabbè, adesso decidiamo il colore insieme. Magari iniziamo a mettere l'ombra e poi la scritta buon compleanno la possiamo fare dopo. Tanto questo è importante farlo prima perché almeno la parte che non, come dire, una parte andrà sotto e non mi dà fastidio. Cioè, posso farlo dopo e tagliare, però se lo metto sotto faccio prima. Allora, questa è la set appunto del buon compleanno, che ha questa parte di ombra e
e poi ha la scritta da mettere sopra. All'interno ci sono anche i vari fiorellini per poi creare una composizione. Noi al momento facciamo la base col fiorellino senza poi andare a comporre gli altri fiori in altri colori. Vediamo, se abbiamo tempo magari lo facciamo, se no lo lasciamo così. Allora, mi sono scelta un cartoncino che qua in realtà non so se si vede, si chiama Dust, è perlato, per dargli un po' di così, un po' di sciccheria. Ho preso un cartoncino perlato, mi sembrava un po' più prezioso. Ok, mi vado a tagliare la mia ombra così. Poi andiamo a fare la parte del palloncino shaker, che è quello che forse ci impegna un pochino più di tempo. Ok, adesso andiamo a togliere anche tutti questi pezzettini che ci danno fastidio. L'ho messo. Così non la perdo, la metto subito nel suo pacchettino. Mi vado un attimo a pulire con il punteruolo i pezzettini stellati, questi pezzettini che sono tolti. Non vedo commenti, ma penso che c'è qualche commento vero che non vedo. No, ok, no, vabbè, saranno concentrate. Ok, quindi questa è la base, guardate com'è carina, perlata, poi secondo me rende. Ok, e questa la andiamo a incollare sulla base azzurra. Ok, la vado a centrare perché comunque dovrebbe essere tutte attente. Sì. Ok, perfetto. Siccome poi un altro problema che ho è che a volte non riesco a leggere i commenti, mi preoccupo però. Ok, allora questa è la parte centrale, dovrebbe quindi andare bene. Forse lo metterei un pochino più in basso perché tirando sul bigliettino in effetti non si apre completamente. Lo metto un centrato basso, qui dovrebbe andare bene. Tra l'altro questo perlato su questo azzurro cielo sta benissimo. Ok, qui andiamo a incollare bene tutte le parti, perché essendo un meccanismo diciamo a trascino, se poi ho delle parti scollate rischio che mi si incastrino e che poi si sollevi tutto con l'andare del tempo, magari tira su tira giù, si spacchi. Quindi vedo di mettere bene la colla ovunque. Ok, e questo abbiamo detto che lo mettiamo incentrato basso. Così, voilà. Direi che va benissimo, perfetto. Adesso questo qua lo vado a incollare, posso iniziare a incollarlo alla base. Mi metto del biadesivo sul contorno, tutto sul contorno. Biadesivo che metto qua, lo vado a posizionare dall'inizio, tutto intorno, abbastanza vicino al mio foglio di bianco.
Voilà. Vado a spellicolare. Ovviamente sto attenta al verso e questo no, io sono sempre un po' storta quando faccio questi lavori, sono sempre un po' l'ansia di andare storta, perché in effetti vado sempre un po' storta, non sono precisissima in questi lavori io. Ok, vediamo che funzioni il meccanismo. Ok, va, allora c'è da dire che il fatto che il mio cartoncino, ups, sia spunti così poco fa un po', si fa un po' fatica. O gli metto poi come dire, un altro cerchietto per aiutare a estrarre, perché in effetti si fa un po' fatica. Fosse stato un po' più fuori sarebbe stato più facile. Vabbè, per ora è così. Poi vediamo di sistemare. Ok, io direi di passare al palloncino. Allora, mi tolgo un po' di cosine. Allora, mi prendo la mia fustella del palloncino. Per fare lo spessore ho deciso questa sera di utilizzare una cosa nuova, che è questo foglio di biadesivo spessorato. È proprio un foglio di biadesivo spessorato che si può, da 3 mm, per cui è abbastanza spesso, che si può fustellare. Per cui è comodo per fare lo shaker, è uno strumento utile, al posto di utilizzare il foamy e poi metterci la colla, in effetti si va con un colpo solo. Allora, mi creo la mia cornice con il palloncino più grande, nel set c'è il palloncino grande e un palloncino più piccolo all'interno del palloncino che serve per fare la shaker, per cui io mi vado a posizionare qua, il palloncino grande e dentro il palloncino piccolo, così, anzi al contrario, scusate, si metto il biadesivo poi, uno e uno, due. Lo posiziono già qui, così, in modo che sia centrato, cioè nel senso che la cornice sia più o meno uguale dappertutto, non siano parti magari più spesse e parti meno spesse, ma tendenzialmente cerco di creare una cornice abbastanza omogenea e poi mi fermo il tutto con del washi tape. Allora, da una parte e dall'altra, ecco, mi ha spostato tutto. Allora, qui e di qua. Me lo posiziono su due punti in modo che sono sicura che non mi vada a ballare troppo in giro. Ok, meglio farlo con questo, che queste lame qua evitano che mi si appiccichi la colla con il teflon, che si appiccica la colla del biadesivo sulla lama. Ah, in questo caso passo un paio di volte giusto per insomma essere sicura che il taglio venga buono, perché se poi non ha tagliato diciamo ovunque bene, poi faccio un po' fatica a estrarre la mia cornice. Ok, un po' appiccicato. Ora vediamo se riesco a estrarlo col punteruolo. Senza bucarlo, forse meglio della partella dal via. Ok. Vorrei cercare di non staccare le due parti.
le due fustelle, in modo che poi la mia cornice rimanga per le altre fustellate, perché questa cornice la devo fustellare di nuovo, per cui diciamo che mi piacerebbe non dividerle. Ok, ci metto un po' più di tempo, ma eccolo qua, incollato, per cui non va bene. Aspettiamo qui, facciamo di sì. La faccio, non ce la sto facendo. Ah, stacchiamo tutto che facciamo prima. Ok, perfetto. E da qua togliamo il centro, come si è spellicolato. Forse potevo passare una volta in più, in modo che proviamo a rimettere questa, in modo che si staccasse un pochino più facilmente. Sto facendo un po' fatica, infatti. Oh, sta andando. Ok. Come vi dicevo, vedete se non si taglia bene, poi un po' un pasticcio. Tanto vorrei evitare che mi si appiccicasse sulle dita, perché sennò lo deformo un po', per cui cerco di rimettere anche la pellicola qua sopra. Ci siamo quasi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, questa è la mia cornice di spessorato. Ok, la metto un attimo da parte. E la stessa cornice, togliamola da qua, la stessa cornice, vedi, si è staccata, non doveva. La stessa cornice la vado a usare per... Mannaggia, mannaggia. Non volevo che mi si staccassero. La stessa cornice la vado a utilizzare, dicevo, per fare il bordo sul cartoncino, per coprire il... Ci sta, sì. Ne faccio due perché mi servirà per davanti e per il davanti e per il dietro, per cui la riproduco due volte. Spero che mi sia un po' spostato un po' di volte, perché spero vivamente che poi corrisponda. Già lo vedo un po' storto. Gli esperimenti non riuscite perfettamente. Ricentriamolo manualmente. Ho fatto un po' fatica a toglierlo dal biadesivo. Forse è meglio fare prima sul cartoncino e poi andiamo a farlo col biadesivo. Il prossimo lo faccio così. Passo prima sul cartoncino, che è più facile anche a togliere, adesso vedrete, bello facile togliere la cornice dal cartoncino, e poi lo rifaccio per ultimo, lo faccio sul biadesivo. Vedete, ci vuole un attimo. Però in effetti col biadesivo spessorato un pochino ovviamente si appiccica di più, per cui potevo anche aspettarmelo. Una pasticciona. Ok, sono riuscita a appoggiare il foglio di carta sopra il palloncino spessorato adesivo. Vabbè. Quando uno è pasticcione. Ok, e rifacciamo la seconda volta. Dunque, allora, con la cornice siamo a posto. Non abbiamo più cornici da fare, anzi tolgo il biadesivo, perché adesso mi serve invece
installare dall'acetato il palloncino più grande. Quindi questi due che ho fustellato li metto vicino a quello che ho fustellato con l'adesivo spessorato. Adesso questa la parte piccola la posso ritirare. Ok. E vado invece a prendermi dell'acetato che avevo qui intorno, però l'acetato essendo trasparente fa sempre in fretta a sparire. Ah, l'ho trovato, ok. Anche in questo caso devo fustellare due, per il davanti e per il dietro, perché sarà una shaker appunto trasparente. Ok, anche qui è meglio passare un paio di volte. Almeno un paio di volte. Poi a volte l'acetato fa più fatica a tagliarsi, per cui magari ti fa l'invito, la traccia, diciamo, e poi va un pochino rifilata con le forbici. Adesso vediamo se non è. A volte invece taglia direttamente tutto senza problemi, perché vediamo un po' questa sera come va. Vediamo. Sembrerebbe aver tagliato questa parte qua. In realtà non ci serve questa parte fine del palloncino, anzi la vado a togliere perché mi dà quasi fastidio anche dopo, per cui questa non mi serve. Uno lo mettiamo qui di fianco, non perdiamolo, e l'altro pezzo di acetato dove l'ho appoggiato l'acetato, cercasi acetato. Non lo vedo più. Aspettate, non so voi, ma io l'acetato. Ah, eccolo qua. Lo perdo sempre l'acetato. È una sua caratteristica. Si perde. Lo appoggio e non lo trovo più. Soprattutto i pezzi piccoli. Se il foglio grande, ancora ancora. Ma se uno è un avanzino, non lo vede più. Ok, allora intanto che taglio faccio, vi dico un paio di cose. Domani ci vediamo per la solita diretta, diciamo, delle novità. Vi facciamo vedere le carte alla minta che sono arrivate. Se, come ho detto, lo taglio, non mi serve. E in più vi faccio vedere, mi sembra che sia pronto, più o meno sarà pronto. Vi avevo detto la scorsa volta che avevamo in mente di creare un progetto con le nuove carte della Florilège. Allora, aspettate, intanto ritiro questo. E l'ha fatto Veronica, ci ha pensato questa settimana e l'ha poi in un batter d'occhio, in un battibaleno, le ha anche creato. La Veronica ride. Cosa per il battibaleno? Ok, allora, volevo farmi questa freccina adorabile. Vedete che qua, questo qua sarebbe il filo del palloncino, anche se poi ho deciso di disegnarlo, ma poi qua c'è questa freccina adorabile, per cui me la fustellerò. E altro, no, guarda, facciamo anche questo, mi prendo. Volevo fare alcuni elementi, questo servono per fare tipo le pagliettine da mettere nelle shaker. Ah, prima ce ne siamo già fustellate un po' io e Veronica, abbiamo già preso un po' di colori, le abbiamo già fustellate un po'. Però volevo fare qualche fustellata in verde per richiamare anche la base verde, per cui mi prendo un pezzettino e vado a fustellare quello che riesco. Poi la freccina invece la faccio, quasi quasi la faccio sull'azzurro. Vediamo, facciamoci l'azzurra. Così. Quindi domani vi facciamo anche vedere il progetto fatto con le carte di Florilège. Questo progetto sarà disponibile gratuitamente a chi acquista il pack di carte di Vue sur Mer. Io e il mio francese, Vue sur Mer. Quindi se poi vi facciamo vedere e ci dite se vi piace. Ci date il vostro parere.
A me questa di carta piace tantissimo. Proprio bello, bello marino. Allora, riprendiamo questo e ci mettiamo dentro i nostri pezzettini. Questa è la freccettina. Non è adorabile. Carina. Ok, intanto, siccome perde sempre tutto, tanto che mi libero delle fustellate, vado a riporre. Sarà bellissimo. Così a scatola chiusa, ma vediamo, a me piace. Davvero, ovviamente, sempre un po', come dire, autocritica. Sentiremo domani se è soddisfatta. Anzi, ce ne parlerà lei domani. Che dici, Veronica? Ce ne parli tu domani del tuo progetto. Quello del progetto con le carte di florilegio. Ce lo presenti tu domani. Dai. Ok, qui se volete si possono ovviamente mettere le paillette, ma questo qua fa come dire, mettiamolo qua, fa come il riflesso del palloncino, per cui teniamolo, vediamo un po' se usarlo o meno. Volendo, come stavo dicendo, potete mettere delle vere paillette all'interno della shaker. Però stasera usiamo questo così vediamo che questo che effetto hanno. Questa. Non l'ho tagliata tutta, per cui. Ok. Questa l'abbiamo tolta. E manca solo questo. Manca tutti i pezzi lì. Allora qui. Vediamo. Ok. Scusatemi se perdo un po' di tempo a estrarre le fusterine. Già, come ho detto prima, ne abbiamo fustellate altre perché è comunque un'operazione un po' noiosa da guardare soprattutto, anche da fare, per cui siamo portati un po' avanti. Ok, c'è anche il piattino, poi vediamo se usarlo o meno. Allora, andiamo ad assemblare il nostro palloncino. Questo lo spostiamo, facciamo un po' di spazio. Allora, quindi ho le mie due parti decorative, il mio biadesivo spessorato. Allora, inizio col posizionare l'acetato sul biadesivo spessorato, quindi l'ho spellicolato e lo vado a incollare sopra. Cerco anche di ridargli una forma perché l'ho un po' deformato, poverino. Ok. E qua sopra ci vado a mettere, a rifinire la parte, diciamo, in carta, così ovviamente non si vede il bianco del biadesivo. Ok. Intanto dobbiamo ancora anche decidere di che colore fare la scritta buon compleanno, però magari lo si decide alla fine quando vediamo i colori. Ok, quindi questa è una parte, adesso la giro e ci metto un po' di pagliettine, di queste pagliettine di carta. Allora, ne abbiamo proprio di colori misti, per cui mettiamo un po' di giallo, un po' di rosa, sono anche forme diverse, no? Stelline, tondini, stelline. Questo per esempio, no, ok, un po' di verde, sempre verde qua, un po' di verde che richiama anche la base. Poi ancora un po' di azzurro forse. Questi ce li mettiamo dentro. Ok, che altro c'è? Ancora un po' di azzurro. Ok,
un po' giallo ancora. Per me l'azzurro e il giallo piacciono tantissimo, è un abbinamento che mi piace. Così, ancora un pochino di verde. Riempiamo, riempiamo. Qui ne abbiamo pistellate un po' di rosa. Ne abbiamo pistellato apposta. Vero, palloncino è troppo carino. È molto molto carino. Avete già, questo qua non è una delle ultimissime uscite, già è quella della primavera, per cui sicuramente avrete già fatto un sacco di cose. Io, per esempio, non l'avevo ancora usata. Nonostante l'adori, non l'avevo ancora usata. Ho detto, devo usarla assolutamente. Ok, dai, direi che ci siamo. Va bene, che dite? Ancora un po' di azzurro. Così. Ok. Adesso spellicolo, perché dovrebbe esserci l'altra parte protettiva. Esatto. Vado a spellicolare. Si è un po' rotta la pellicola, perché mi prendo il punteruolo. Che avevo fatto un po' di casino prima con l'estrazione della pistola. Sì, perché se così ho rovinato il attaccare è fatto perché si stanno attaccando i due. Però non l'ho proprio. Non ho fatto proprio il lavoro pulito. Ok, dovremmo averla fatta. Ok, speriamo bene. Adesso vado a mettere, prima di andare a appiccicare l'acetato sulla base, ti vado a mettere un pochino di polvere antistatica. Questa l'avevo già detto Sara in un live in cui facevo una shaker, per cui la copio questa cosa qua, perché così almeno quando vado a posizionare l'acetato non ha l'elettrostaticità dell'acetato, tipica dell'acetato, e le paillette non vengono richiamate. Sapete quando mettete l'acetato che è un po' elettrostatico, vengono richiamate a sé verso l'acetato le pagliettine, per evitare questo. Allora, questo mettiamo un po' di colla sul vetro. E vado a incollare sopra per diciamo rifinire il palloncino. Così. Però non è venuto proprio prettissimo, però. Vabbè, dai. Anche la parte sotto che sbuca un pochino. Comunque, questo è il mio palloncino shaker. Questo adesso andiamo a posizionarlo sul bigliettino, sulla base del biglietto. Allora, iniziamo a incollare proprio lui. Allora, questo andrà posizionato così, in modo che quando vado a scorrere sbuca, rimane in trasparenza. Per cui la colla la vado a mettere sul bordo del palloncino, solo nella parte bassa. Così. Dunque, mi sbuca un po' con la testa, scusatemi, perché direi che va bene così, lo batto un pochino più perché sennò già si fa fatica a prendere questo, rimettiamo la colla, non avevo calcolato lo spazio. Non avevo calcolato che giustamente è ok sbucare, ma qui deve rimanere dentro il verde, non può andare in sopra. Vediamo un attimo. Perfetto, così va benissimo. Adesso ve lo faccio vedere dalla vostra prospettiva. Lasciamolo un attimo in modo che si asciughi un po' la colla. Intanto con la penna mi faccio
c'è, come vi dicevo, c'è la fustella per fare il filo del palloncino, ma io lo faccio a penna, per cui partendo dalla base del palloncino mi creo un filo. Mi conto farlo con la corda, ci pensate adesso. Deve essere carino farlo con la corda. Ok, così. Poi adesso ci mettiamo un po' di elementini decorativi. Volevo vedere se ci sta bene questo. Ma sì, quasi quasi glielo metto, che quando si apre nella trasparenza secondo me può stare bene. Allora, mettiamo un po' di colla. Adesso ve lo faccio vedere dall'alto, cioè dalla, diciamo, dalla vostra prospettiva, perché probabilmente non state capendo molto. Allora, abbiamo quasi finito. Volevo mettere un po' di elementi appunto decorativi. Allora, questo è il bigliettino. Ok, dalla non facile presa, in effetti. E l'effetto è questo. Quindi la trasparenza e sotto il buon compleanno. Allora, qua ci voglio mettere la freccina, così, in modo che sia chiaro che bisogna tirare. Oddio, possiamo facciamo una prova. Vediamo se facendo un tondino azzurro si tira meglio. Lo mettiamo? Sì, forse sì, perché sennò così è veramente troppo scomodo. Allora, dovrei farne due in effetti, adesso facciamo anche l'altro. Allora, uno e due. Finito. Così lo facciamo davanti e dietro. A questo punto però la freccia azzurra non ci sta più, perché azzurro su azzurro non si vede neanche. La ritagliamo verde magari, oppure gialla, vediamo se c'è. Ok, così direi che è assolutamente meglio. Ok, intanto mettiamo qualche decoro qui, quindi io li vorrei mettere un po' di questi tipo fili, stelle filanti. Sì. Anche questi sono molto carini, fanno molto festa. Così. Magari anche qualche pallina. Ok. Così. Magari mettiamo anche qualche pagliettina. Che dite? Ok. Qualcosa di verde magari, questo qua piccolino verde, ok, vediamo che siamo incollati bene, se no anche qua, voilà. E anche qui ci metterei qualche cosina, magari mettiamo un fiocchettino rosa qui alla base. Così. E poi anche qui qualche mini pagliettina che riempie un pochino. Ragione, la stellina in negativo, bella idea, brava. Sì, poteva essere molto carino in effetti.
Bella idea. Ok. L'ultima cosa che faccio, magari appunto fissare un attimo la freccina verde. Così. E poi dobbiamo scegliere il colore del buon compleanno, perché ci siamo dimenticati del buon compleanno. Allora, intanto facciamo la freccina. Lo potremmo fare giallo, forse non ne ho più, quel giallino chiaro era carino. Non lo faccio verde. Era carino giallo. Quel giallo lì era un avanzino, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Anzi, la freccina è proprio gialla. Che mi piace questo giallo, questa punta di giallo. Ok. Vero? Ok, la freccina gialla l'abbiamo fatta. Così, un po' in alto perché ovviamente mi sbuca poco e quindi... Ah no, è già che mi sbucava un po' di più adesso, vabbè, ma qui va benissimo, ok. E il buon compleanno lo facciamo... Oh, questo giallo è un po' più scuro, ma non ci sta bene. Non mi piace. Un giallo un po' scuretto. Questo giallo non si vede più bene. Vediamo se trovo qualcosa. Vabbè, lo farò rosa. Rosa? C'è rosa? Non lo so. Non so neanche se è rosa. Sì, dai, lo faccio rosa. Quindi dov'è il mio buon compleanno? Eccolo qua. Blu scuro, dici? Ma guarda, preferisco rosa perché in realtà i colori, cioè il blu scuro non c'è in questa combinazione. In questa combinazione il rosa c'è, forse quasi quasi, scusa se non sei qualcosa, ma forse voglio, preferisco farlo rosa. Anche perché lo scuro non so se ce l'ho nei paraggi. Questo ritiriamolo sempre per l'ansia di non di perdere le cose. Quindi iniziamo il nostro buon compleanno. Voilà. Ok. Scritto il buon compleanno mi piace perché è molto lineare, per cui si presta. Sta bene. Anche da usare solo con la scritta senza l'ombra è carina. Questa va posizionata qui per cui sempre con la nostra colla, sempre quella quel beccuccio di precisione che però non ricordo mai di mettermi qua a disposizione alla presa. E abbiamo finito, eh? Anche qua, essendo sempre il solito concetto che poi vado a trascinare, è bene che la colla venga messa ovunque. Ok, è incollata, aspetta un secondo perché
se non si incolla tutto. Ok, schiacciamo bene, sennò fa un po' di spessore. E questo è il mio biglietto di oggi, il mio biglietto shaker di oggi. Voilà, così. Spero che vi sia piaciuto il progettino e adorabile questo palloncino. Vi auguro una buona serata e quindi ci vediamo domani in mattinata per le novità e per il progetto di Veronica. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.